Se dico fabbrica del mondo, dico fucina di idee, perché è un motore che ci rende gli esseri specialissimi che siamo, capaci di costruire anche senza materia, costruire senza mattoni, senza vetro, senza cemento, ma soltanto con la forza delle visioni. Ecco perché siamo creatori attraverso la fucina delle idee, attraverso la fabbrica del mondo.